Open Day per la inaugurazione degli studi potentini di TRM H24. Abbiamo iniziato alle 8 di questa mattina, andremo avanti fino alle 22. Ci stiamo avvicendando alla conduzione, vedrete ancora altri volti. Ci stiamo avvicendando anche con gli ospiti ed è un piacere poter avere qui in studio Pari Dele Porace, direttore della Lucana Film Commission. Ben trovato. Bentrovati a voi e grazie di avermi fatto partecipare a questa ottima inaugurazione, per cui vi do il migliore dei in bocca al lupo e per un'iniziativa che apprezzo veramente tantissimo. Ancora prima che al direttore della Lucana Film Commission mi rivolgo al giornalista, al collega. Grazie. Aumentare la possibilità di informare su un territorio con le nuove tecnologie del digitale, della rete, di internet, significa favorire un confronto e forse in Basilicata spesso non è sufficiente. Sì, diciamo, usciamo dai luoghi comuni dicendo cose che sono abbastanza ovvie e quindi conosciute da tutti i teleascoltatori che allargare l'informazione e l'offerta è sempre positivo per tutti, diciamo. Però quello è un luogo comune. Io voglio sottolineare alcuni aspetti che mi sembrano straordinariamente significativi di questa inaugurazione di oggi a cui sono molto ben lieto di partecipare. In un momento di crisi, un editore che allarga i suoi orizzonti su un brand che era molto municipale e diventa un brand lucano, lo trovo di grande significato e di straordinaria resistenza. E questo è il metodo per aggredire, secondo me, la crisi. Gli imprenditori giusti in questo modo devono rischiare ed è straordinario che al sud, in una regione come la Basilicata, si dia questa prospettiva. Ma poi c'è anche dell'altro. La Basilicata storicamente, per questioni ritengo legate al territorio e anche a una sua storia molto particolare, nell'etere ha vissuto sostanzialmente quasi un monopolio, dal punto di vista televisivo, che ha enormemente premiato una grandissima professionalità riconosciuta che è quella del servizio pubblico. Ma si sa che quando si agisce quasi in regime di monopolio, il racconto e la narrazione possono anche standardizzarsi. Quindi la vostra offerta forte, che vedo crescere giorno per giorno seguendovi sui vostri diversi canali, è positiva per tutto l'ambiente giornalistico ed è positivo per la Basilicata che può avere un confronto di notizie televisive prodotte dal basso sul territorio straordinariamente significativo. Ho capito che TRM era una grande televisione, mi permetto di dire che io mi sono formato nelle televisioni private, quindi se sono arrivato a questo punto lo devo anche a questo tipo di esperienza. Quando ho visto che avevate un canale 24 ore dedicato alla vostra memoria visiva, io ho lavorato nelle televisioni private, purtroppo le visioni minimali di editori un po' improvvisati riciclavano i vecchi nastri beta e cancellavano la memoria della televisione. Voi avete conservato tutta la vostra memoria, la offrite ogni giorno su un canale. Questo dimostra avere grande visione di racconto e grande capacità giornalistica ed editoriale. In qualche modo possono dialogare cinema e televisione. Ma diciamo che sono nella stessa branca e nella stessa culla, per quanto ci riguarda e per la mia azione a cui sono chiamato e a cui spero di adempiere nel migliore dei modi, non è un caso che, nascendo per ultimo, è stato fatto un ottimo lavoro preparatorio e la nostra Film Commission, la Lucana Film Commission, non è semplicemente una Film Commission di tipo tradizionale come quelle che sono nate in America nell'inizio del Novecento e poi man mano si sono diffuse in tutta Europa e in Italia, quindi prestare solo servizi alle produzioni offrendo cestini e buone maestranze. È diventata qualcosa di altro, è un discorso politico-culturale e soprattutto economico su tutta la filiera dell'audiovisivo che oggi si trova appunto grazie alla rete e a grandi trasformazioni tecnologiche a un passaggio di volta molto importante che spero e speriamo possa dare in Basilicata grandi risultati, quantomeno sull'efficienza, l'efficacia, ma soprattutto sulla creazione anche di lavoro e soprattutto di nuove passioni di cui c'è molto bisogno nella nostra terra.
pensiero, le idee non mancano, a che punto siamo con l'operatività di questo strumento tanto atteso? Ma diciamo a 20 giorni, con grande piacere, diciamo che il direttore della Lucana Film Commission ha una chiave di una sede che è situata nei Sassi di Matera, che anche da un punto di vista simbolico non mi sembra male, in coabitazione con l'organismo di Matera Capitale della Cultura, su cui viaggiamo con linee molto parallele, e giorno per giorno andiamo delineando il piano delle attività. Delle azioni che si devono compiere. Devo riscontrare una forte azione di capitale sociale da parte di diversi soggetti, del territorio lucano che stanno prestando con, grande adesione ed entusiasmo la loro azione volontaria a far sì che questa partenza, questo start-up proceda nel migliore dei modi. Anche molte istituzioni si stanno dimostrando molto vicine. Mi piace anche dire che siamo a 20 giorni, abbiamo fatto molte cose e ancora non abbiamo speso un euro, che visti i tempi che ovviamente presto ne spenderemo, però c'è molta oculatezza da questo punto di vista e molto allenamento a fare buone pratiche di cui c'è bisogno. Devo anche dire, attraverso la vostra emittente, che non c'è giorno che io non ricevi sollecitazioni in forma di mail, di pranzi di lavoro, di incontri, di telefonate con produzioni nazionali di film, trasmissioni televisive del settore dei video musicali che mostrano un grande interesse a poter realizzare dei lavori in Basilicata. Questo mi sembra straordinariamente significativo. Insomma, le premesse sono buone. Molto buone, sta a noi adesso non deluderle. Ovviamente noi resteremo sintonizzati anche sul tema cinema, offrendo massima collaborazione alla Lucana Film Commission. Ora possiamo incontrarci a Matera, possiamo incontrarci anche a Potenza. Mi sembra proprio che, insomma, le occasioni non mancheranno. Esattamente. Intanto ringrazio Pari Dele Porace, direttore della Film Commission di Basilicata, per la presenza in studio. Grazie. E in bocca al lupo a E TRM. in bocca al lupo alla Film Commission di Basilicata. Noi ci fermiamo, ovviamente spazio ai break pubblicitari, poi ci ritroviamo con Giovanni Scandiffo in conduzione con un nuovo ospite.